In questo video vi lascerò tre idee che vi saranno utili al momento di preparare la vostra presentazione utilizzando il PowerPoint. Idea numero 1. Non utilizzate PowerPoint. Lo so, può sembrarvi un po' strano quanto vi dico, però credo che sia importante che voi possiate utilizzare il PowerPoint il meno possibile. Esatto, il meno possibile, perché non è il PowerPoint la presentazione, siete voi. Le persone che sono in sala non sono venute a guardare il vostro PowerPoint, ma sono venute ad ascoltare voi, quello che voi avete da dire. Quindi l'uso che dovrete fare del PowerPoint sarà veramente essenziale. Ah, dimenticavo, conoscete la versione moderna del PowerPoint? Si chiama Prezi, e è veramente bella. Veramente bella, tu vedi queste scritte che ruotano, si muovono con zoom avanti, zoom indietro. Ok, dimenticatela perché questa distrae lo spettatore, questa distrae chi vi sta ascoltando, per un motivo molto semplice. Il nostro occhio è catturato dal movimento. Avete presente le pagine web dove all'improvviso appare un pop-up? Il vostro occhio cade direttamente sul pop-up, su questa schermatina piccola, su questo box che si apre. E il motivo è molto semplice, sopravvivenza. Quando vivevamo nella giungla avevamo bisogno di stare allerta e quindi qualsiasi movimento suscitava il nostro interesse perché era visto come un pericolo. Quindi evitate i prezzi, per favore. Il secondo suggerimento che mi sento di dare per creare un discorso utilizzando il PowerPoint è bilanciare le slide. Ma cosa significa bilanciare le slide? Qualche tempo fa vi avevo parlato di un discorso, del discorso perfetto, che era simile a un tempio greco. Un tempio greco con un basamento, tre colonne e una trabeazione. Questo era il discorso perfetto. Perché? Perché un discorso perfetto ha appunto un'introduzione, un corpo composto da tre punti ed un finale. Ma come potremmo bilanciare le slide in un discorso perfetto? Beh, assicurandoci che nell'introduzione venga utilizzata una sola slide, nel corpo del discorso venga utilizzata una slide per ciascun punto e nel finale del vostro discorso venga utilizzata ancora una slide. Ed il terzo ed ultimo suggerimento che vi lascio per preparare una discussione, una presentazione utilizzando il PowerPoint è quella di scegliere accuratamente ciò che verrà proiettato. Io eviterei immagini troppo complicate, sovrapposte, con troppo testo, con colori che si confondono. Sapete cosa attrae, cosa interessa, cosa assorbe il nostro cervello? L'infografica. Cos'è l'infografica? Beh, sono delle immagini come queste. E adesso probabilmente vi starete domandando dove si possono trovare queste immagini di infografica, dove si possono scaricare, come si possono lavorare. Nessun problema. Qua sotto troverete un link che vi manderà esattamente alla pagina che io di solito utilizzo per creare queste immagini per le mie presentazioni. Ragazzi, spero che anche questo video di public speaking vi sia piaciuto. Se così è stato, come sempre, non vi fate problemi, veramente non mi offendo, condividetelo e poi potete mettere un mi piace e lasciare il vostro commento, sarei lieto di leggerlo e soprattutto di rispondere. Ah, e poi non vi dimenticate, ragazzi, il canale di YouTube, potete iscrivervi sul canale di YouTube e sulla pagina Facebook per ricevere i miei aggiornamenti, le novità, non ve le perdete. Per oggi è tutto, noi ci vediamo giovedì prossimo. Ciao! Qualche tempo fa vi avevo detto che un buon discorso è come un tempio greco, ovvero ha una base, delle colonne ed un abside. Si chiama abside. Abside. Controllo, non mi ricordo se si chiama abside.